E facciamo parlare il dottor Paolo Manzelli, sì. Docente universitario all'Università di Firenze, titolare della cattedra di chimica fisica, anche se ci tiene ormai a dire sono che in pensione. Dal 2004. Allora, dopo Gian mi sembra che ha una simpatia, anch'io ho dormito poco, però non ho preso tutto questo shell food, per cui ho un po' di sonno. A dire il vero, io vi dico chi è Ego Creanet. È un'associazione che ho messo su da quando sono andato in pensione e vuol dire, è un cluster, vedete che c'è l'uva e che ogni ascino va per conto suo, cioè noi siamo un gruppo che non è un'associazione, l'associazione sono due, poi aggrega all'interno dell'associazione per determinati scopi e competenze di tipo diverso, quindi durano un anno, dipende da cosa facciamo e decidiamo normalmente a dicembre di fare l'anno prossimo. Allora, però, l'obiettivo fondamentale di Ego Creanet è qualcosa di cui se ne parla molto spesso, cioè è di ristrutturare la scienza. Ristrutturarla vuol dire usare proprio la quantistica, perché io quello che ho fatto tutta la vita è di occuparmi di quantistica e quindi per esempio farò una carrellata e quindi l'idea, e voi sapete, prendete ad esempio l'interferenza ti fa luce e buio, luce e buio, cioè fa un'operazione di costruzione e distruzione o somma le frequenze o fa la sottrazione, per cui vi viene fuori l'interferenza bianco e scuro. Ecco, noi tentiamo di fare lo stesso con la scienza come obiettivo, chiaramente non è che c'è già ristrutturato o risincronizzato, come dico io, tutta la scienza. Però, per esempio, parlando di epigenetica, a me non può tornare che esiste ancora qualcuno che mi parli di genetica cercando di usare il vecchio concetto della genetica, cioè che c'hai delle basi che le traduci in lettere A, T, C, G e tu credi che sia la sequenza. Ma se te parli dell'epigenetica che sono frequenze, come fai a parlare di genetica dove le lettere non hanno nessuna frequenza, nessuna vibrazione? È come un giornale, va, qualcuno le legge. Allora, per contatto, fra le tante cose, nemmeno a distanza, proprio deve andare a copiarle come una tipografia. Allora, il sistema tipografico della bibliografia va preso e buttato nel cestino, non c'è niente da fare. Se vuoi parlare di epigenetica, è inutile che ti mai apprendi CH3 e impigli un enzima che va a interrompere, diciamo, un introne o un esune, poi ci vuole un'altra enzima che lo sblocca. Cioè, questa idea che il DNA, invece di lavorare tutto insieme, lavora a pezzi, e per esempio per produrre proteine basta il 2%, quindi tutto il resto che ci sta a fare va silenziato o era spazzatura. Beh, questo va annientato, cioè chi dice ancora roba di questo tipo si prende e gli si leva la cattedra, cioè inutile che continuiamo. Ecco cos'è la sincronizzazione, il nostro obiettivo. Certo, non lo possiamo fare su tutto, nel senso che è un obiettivo di rendere la scienza tipo Emoto, che ha cercato di vedere come le parole vanno a migliorare o peggiorare la cristallizzazione dell'acqua, e quindi noi tentiamo di fare lo stesso dicendo, beh, questa scienza, per esempio quella biologia, che è fatta di basi, che si è dimenticata che sono pirimidine e purine, che per esempio c'ha, da un lato c'è una colonna che è fatta di fosforo, l'altra di uno zucchero di sossi di bronzo. Tutta questa complessità per loro sono lettere che stanno in fila. Ah, scusate tanto, non ci si può più credere, quindi bisogna che qualcuno quei libri li pigli e ci metta una data, dice, a quei tempi si pensava in questo modo. Ecco la sincronizzazione che noi andiamo a cercare. In particolare, parlando della quantistica, lì c'è stato un bel po' di imbrogli. Imbrogli sono nati da, vi rammentate,
credo che c'è le cose. Vi rammentate che la quantistica è nata, voi basta fate lo spettro solare e vedete che c'è due righe e basta, una che è l'idrogeno e l'altra è l'elio. E cioè, quando studi il corpo nero, Planck, 1900, e si vede che non c'è un corpo nero, cioè non c'è una continuità, perché, vedete, c'era prima la cosa, che è fatto di righe. Per cui la quantistica nasce che c'è l'energia per quanti, cioè ci metto dei numeri interi, in realtà poi possono essere anche non numeri interi, perché tipo la fluorescenza dura poco, quindi non è vero che non ci possono essere gli altri salti, però quelli stabili hanno dei numeri interi. E quindi è chiaro che il corpo nero ti dice che non è possibile, come lo specchio, non puoi avere uno specchio che ti rimanda tutto indietro, né qualcosa che assorbe tutto in modo continuo. E quindi il discontinuo nasce lì, nel 1900. Però subito dopo Schrödinger, per l'appunto, incomincia a fare il primo imbroglio. Il primo imbroglio è l'equazione di Schrödinger, questa qui. L'equazione di Schrödinger è detta in soldoni, è fatta in due parti, una A e una B. La è l'hamiltoniano, cioè F uguale MA generalizzato, l'hamiltoniano. La B, che quindi corrisponde alla classica, alla visione classica, quella di Newton. E la parte B invece si chiama equazione autovalori autovettori. Cosa vuol dire autovalori autovettori? Che sa già qual è il risultato, questo vuol dire, in soldoni. Allora cosa succede? La parte B ha un esponenziale elevato alla psi. Questa psi, se diventa così lunga, tipo oltre le onde radio, che la posso assimilare a una retta, allora vuol dire che la frequenza è così alta che la posso assimilare a un punto, mi va a zero e quindi mi rimane l'hamiltoniano. Bell'imbroglio. Cioè, con la quantistica che ti dice che l'onda è particella simultaneamente, quindi cambia la concezione dello spazio-tempo, quello di Euclide, quella che ha tre coordinate per lo spazio e una sola per tempo, col tempo lineare, evidentemente non funziona, perché la simultaneità vuol dire che non c'è, vuol dire che il tempo non può essere lineare, come minimo dovrebbero essere due, uno che va dal presente al passato, al futuro, e un altro dal futuro torna al passato, quindi se no deve essere circolare, in poche parole, se no la simultaneità te lo darà sogni. Quindi il tempo lineare è la parte, ecco, da dover ricancellare un bel po' di scienza, no? Anche perché, scusate tanto, se andate anche a vedere la filosofia antica, quella da cui si nasce noi, insomma, i greci avevano due nomi per il tempo, eh? Uno qual era? Uno è il Cronos, che dipende dal movimento. Vi ricordate il Zenone, la freccia? Se io voglio sapere la posizione, la devo fermare ogni istante, quindi non so la velocità, che poi è il principio di indeterminazione, se andate a pensare bene, no? È il solito, che non posso avere due misure contemporanee di due variabili contemporanee complementari, per cui lo sapeva già Zenone, non c'era bisogno. Ecco l'imbroglio dell'equazione di Schrödinger. Pensate che l'equazione di Schrödinger è stata usata dal 1927 fino al praticamente molti la usano anche ora, l'hanno complicata di matematica, insomma roba da dire, questi proprio vogliono far sì che tu il mondo che vedi sia reale, cioè quello che vedi è oggettivo. E questa è una grande fregatura, ecco la sincronizzazione che noi cerchiamo, perché non è vero per niente, l'uomo non può essere un soggetto che è separato dall'oggetto, se no che epigenetica parliamo? Se ancora pensiamo che io vedo quel muro che è praticamente vuoto e io lo considero uno oggettivamente vero, allora vuol dire che io devo sbagliare qualcosa. Ammetto che esista un uomo che non sono io, perché mangio, bevo, vado a dormire, ho dormito poco, ma vado a dormire, faccio anche tante altre cose, che è isolato dall'oggetto che vedo. Ma questo isolamento l'ha tirato fuori Kant e Newton e siamo lì con la quantistica, non c'è niente a che vedere. Cioè non puoi ragionare. Vi faccio l'esempio che dico sempre a Cabambini.
Io vedi, te vedi la luce. Sei convinto di vedere la luce? Non la puoi vedere, guarda che è 10 alla meno 36. Neanche se c'hai l'ipermicroscopio vedi un fotone. Perché c'hai una reazione fotochimica nell'occhio, esattamente come ce l'ha le piante, non c'è verso. Cosa ti dà? I neuroni che non vedi perché c'hai due, dovresti vedere due buchi nell'occhio perché c'hai due nervi ottici attaccati, quindi dovresti vedere, il cervello non te li fa vedere. Benissimo. Cosa ti succede? Che quando tra la rodopsina e la iodopsina che sta nella fovea brucia, no? È praticamente quello, cioè arriva il fotone e fa la reazione fotochimica. Il segnale neuronale entra nel cervello, arriva alle sinapsi elettriche, quelle mandano il CA++ sopra, fanno degli sparchi e la luce che vedi è quella che produci te, non è quella lì fuori, non può essere. Vuoi saperlo? Tu per esempio te la puoi sognare, sei al mare, sei lì che sogni, meno male che c'è il letto, ti si blocca, se no c'è la moglie accanto, pensando di notare, qualcuno gli succede, quando non funziona il blocco del cervelletto, quindi non funziona certi ormoni. Però di fatto cosa succede? Che te ti sogni di essere al mare e vedi un mondo illuminato, quindi te lo puoi sognare. Qui c'è tutti gli studi di Pisa sul sogno, come si chiamava, non mi viene in mente. Detto questo, qui bisogna sbloccare questa situazione, se no della quantistica è bene non parlarne, perché finché te non hai capito che la luce non la puoi vedere, che quella, ecco i biofotoni poi che sono coerenti, sono quelli che produci te, è inutile che tu stia a parlare di quantistica, fanne a meno, parla di altre cose, perché devi aver cambiato questa concezione ormai antiquata che noi dobbiamo rigenerare, che esista un soggetto che vede oggettivamente il mondo, perché questa è una separazione fra soggetto e oggetto che non ha senso. Non ha senso poi di parlare di quantistica, perché? Perché questa benedetta equazione di Schrödinger ti separa il mondo micro da quello macro, non esiste, è una bischerata grossa. O fai la quantistica e ce l'hai anche sul macrocosmo, o se no è inutile che tu parli, cioè nel senso che non puoi, dove finisce il microcosmo e dove comincia il macrocosmo, chi è che decide, chi? Imbrogli di questo tipo dell'onda particella che è simultanea ce ne sono stati parecchi. Ancora prima del 1870, Thomson fa l'esperimento con un buco di offensura e ci manda un fascio di fotone. Allora che succede? Succede che l'onda anticipa la particella, che sono simultanee onda particella, quindi se ne accorge prima che c'è il muro, gli fa l'eco e la particella cosa fa? Si trasforma in un'onda. Tant'è vero, fa interferenza su se stessa. Cioè, questa trasformazione, ecco, cioè, questa simultaneità esiste, che è possibile che l'onda diventa particella, la particella diventa onda, se no non funziona questo sistema. Quindi bisogna stare attenti che a come è veramente la struttura quantistica. La struttura quantistica può trasformare le onde in particelle e le particelle in onda. Questo vuol dire che la massa, perché? Poi si arriva all'entanglement. Sì, la massa è solo cinetica, se io metto un affare vuoto e ci mando della luce, vedo che gira a mulinello, quindi vuol dire che acquista una massa cinetica, ma non ce l'ha la massa. Ecco l'entanglement. Ah, va bene, finisco. Allora, cosa succede? Succede che la massa è solo cinetica e non solo le onde possono sovrapporsi e fare interferenza, ma possono incastrarsi, si chiama entanglement. L'entanglement vuol dire che le particelle entrano dentro una all'altra perché non hanno massa, se si rallentano e quindi non hanno una massa cinetica, e dipende da quanto si incastrano la estensione del campo. Vedete? Le cose poi vanno avanti. Finisco dicendo, proprio perché quindi se poi noi si deve arrivare alla bioquantica, che è il passaggio successivo,
e che quindi lavora solo fra l'800 e il 200 nanometri, perché mega pop eccetera si arriva, si comincia a dover cambiare tutta la scienza. Quindi l'obiettivo che ci siamo proposti noi è un rifacimento completo di quelle che sono le concezioni scientifiche, non possa essere prese come somma. Mi sta bene quello, poi ci aggiungo anche questo, cioè io bisogna che l'altro lo elimini, e quindi faccio un'operazione di distruzione prima di fare una nuova costruzione. Vi ringrazio. Grazie.